a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo di una bella teoria interessante su quello che riguarda ragazzi la stagione numero 5 di Fortnite. Insomma ragazzi, facciamo un pochettino il punto della situa. Oramai la settimana numero 6 è alle porte, ragazzi. Mancano veramente un paio di giorni e poi saremo completamente dopo la metà della stagione numero 4. Oramai in tanti cominciano a chiedersi: ma porca miseria, abbiamo visto veramente di tutto e di più in questa stagione, ragazzi. Abbiamo già visto le paperelle di gomma. Abbiamo già visto le pietre salterine, abbiamo visto i carrelli della spesa, abbiamo visto gli spray, insomma un sacco di cose che sono state inserite in questa stagione numero 4 e che veramente cominciano ad essere abbastanza difficili da associare correttamente ad una possibile stagione numero 5. Tiriamo un pochettino le somme, ragazzi. Innanzitutto sappiamo che questa stagione terminerà il 9 luglio e ragazzi, il 9 luglio è un lunedì. Quindi bisogna capire una cosa, innanzitutto, la stagione numero 5 inizierà subito, cioè la vedremo martedì 10 luglio, oppure potrebbe capitare come hanno fatto dalla stagione 2 alla 3 o dalla 1 alla 2, che lasciano passare qualche giorno. In realtà, considerando quanto stanno lavorando sul gioco, è molto probabile che già martedì 10 luglio ci sarà il mega update che vedrà tutti noi trasportati appunto in questa nuova stagione. C'è da dire però, ragazzi, che prima dell'inizio della stagione attuale, quindi della quarta stagione, Epic Games ci stuzzicava un pochettino con il tema dei supereroi. Vi ricorderete benissimo quei wallpaper che mettevano gli ultimi giorni prima di entrare appunto nella Season 4, dove si vedevano uno alla volta tutti i supereroi, che poi in realtà, ragazzi, si sono rivelati essere solamente degli attori, quindi essere tutto parte di un film. Non ci sono veramente dei supereroi, così come Carburo e Omega non sono supereroi veri, ma sono solo attori. Quindi, ragazzi, la cosa ovviamente che tutti ci aspettavamo è che Pinnacoli Pendenti venisse distrutta dal meteorite. In realtà così non è stato. Il meteorite ha devastato i magazzini muffiti, il vecchio Dusty Depot, diventato adesso Dusty Divot, quindi il grande buco a magazzini. Ci sono però, ragazzi, in giro ben quattro teorie che parlano di quello che potremo aspettarci nella Season 5. E io volevo un attimo mostrarvele, parlarne un attimo con voi e soprattutto leggere qui sotto i vostri commenti per capire secondo voi qual è la più fondata, quale vi sembra quella giusta, che prende la direzione corretta. La prima si chiama, ragazzi, la teoria del Big Bang, The Big Bang Theory, se volessimo fare un omaggio alla serie televisiva. Praticamente, dopo che c'è stato questo incidente a magazzini muffiti, tutti i fan sono andati in giro a cercare qualcosa nella mappa che potesse ancora richiamare il meteorite, che potesse richiamare il devasto che c'è stato, ed ovviamente tutti, me compreso, voi compresi, abbiamo scoperto una base nucleare nascosta nella montagna dietro le spiagge Snob, no? Questa potrebbe essere la tana, il rifugio dei nemici, dei supereroi che ci sono nella stagione numero 4. La cosa veramente particolare è che questa base al suo interno ha una mega testata nucleare. C'è un razzone, che sapete benissimo, che è lì
bello piantato, non si muove, perché ogni settimana non è che ci sono dei cambiamenti, è sempre lì così. Fatto sta che ci ha messo un missile nucleare, ci avrà un senso. Tra l'altro la tana è strutturata bene, nel senso, cioè ha un sacco di stanze, c'ha i passaggi segreti, puoi andare sotto dove c'è il missile, insomma non è proprio un'abitazione, un edificio buttato lì a caso, potrebbe davvero essere un fattore di peso per la stagione numero 5. Le teorie dicono potrebbe essere che questo missile verrà utilizzato per livellare la mappa e quindi avere il tema nella stagione numero 5 post-apocalittico. Non lo sappiamo, è una delle teorie più fondate. Teoria numero 2, ragazzi, la teoria dei camion. C'è da dire, ragazzi, che lo sapete benissimo, dall'inizio della stagione numero 5 sono apparsi un sacco di elementi nella mappa che l'hanno appunto caratterizzata e modificata dalla mappa della season. Dalla stagione numero 4, volevo dire, sono apparsi tanti elementi che hanno modificato la mappa dalla season 3, tra cui un sacco di camion che trasportano i frammenti di meteorite che possiamo utilizzare anche noi, in poche parole le pietre salterine. Al primo momento, ragazzi, questi camion sembravano semplicemente dei veicoli di una forza speciale, perché hanno tutti il logo giallo che abbiamo visto essere associato ai combattenti cromati dell'esercito di Omega. Guardando un pochettino più attentamente però, ragazzi, ogni settimana questi camion si spostano e, se ci facciamo caso, si stanno tutti piano piano dirigendo verso la base nucleare di Snobby Shore, che sarebbe di Spiagge Snob, insomma quella che abbiamo citato poco fa. La cosa che si stanno chiedendo, la teoria che è venuto fuori, è: questi camion, che adesso ad esempio nell'ultima settimana ce ne sono due nel campo da calcio a 5, quello coperto, e sono che puntano lì verso le spiagge, tra l'altro hanno al loro interno le pietre salterine. La domanda che ci stiamo ponendo è: davvero tutti questi camion ogni settimana si spostano fino ad arrivare tutti alla base nucleare del nemico? Se sì, perché? Gli stanno per caso portando appunto queste pietre perché potrebbero servire per lanciare il missile? Questa, ragazzi, è un'altra teoria molto molto interessante, perché effettivamente questi camion si stanno spostando. È innegabile pensare che non lo stiano facendo. Quindi, teoria numero 2, molto molto interessante. Teoria numero 3, ragazzi, l'angolo dello spazio. Anche qua andiamo addirittura a vedere una clip video tra pochissimo, perché se al posto di pensare che, come si dice, quel missile non sia una testata nucleare in realtà, ma sia solamente un razzo, possiamo andare a dare un'occhiata a un mini trailer che è uscito dopo il trailer ufficiale che annunciava la season 4. Questo mini trailer, ragazzi, che andiamo proprio a vedere assieme, eccolo qua, ci mostra, ragazzi, che il razzo che c'era, che parte da qua, quindi questa navicella spaziale, va a dirigersi su un pianeta a noi molto conosciuto. Insomma, ragazzi, va a dirigersi su Marte. Questo potrebbe, ragazzi, essere un indizio per caso per un eventuale scenario della nuova mappa con elementi di Marte. Oppure, come si dice, se ci ricordiamo bene, ragazzi, questo missile che va su Marte potrebbe appunto essere uno spunto per tutti noi, dove per esempio la testata nucleare che è a Spiagge Snor
esploda oppure abbia dei problemi, appunto si vada a riallacciare alla prima teoria, che era quella del livellamento della mappa, e per qualche strano motivo magari la popolazione della mappa, quindi noi giocatori, dovremmo essere teletrasportati su Marte. Insomma, sembra davvero che lo spazio abbia un sacco a che vedere con la stagione numero 5. Ci sono un sacco di cose che ci fanno pensare che potrebbe davvero di nuovo essere qualcosa di importante. Ultima teoria, ragazzi, la numero 4, è la teoria dei dinosauri. Ne avevamo anche parlato in live, lo avevamo già sentito un pochettino più intensamente rispetto alle altre teorie. Cosa vuol dire, ragazzi? Cioè, quando ovviamente siete stati ad Asti Divot la prima volta, avete visto che c'è questo enorme tendone bianco al centro del cratere e che ogni settimana continua a espandersi, a modificarsi. Soprattutto nell'ultima settimana addirittura troviamo della vegetazione ad Asti Divot. Abbiamo visto anche che in realtà tutto questo, ragazzi, contornato dalla meteora, abbiamo anche i nostri bellissimi set cinematografici che potrebbero andare appunto a riprendere tutto quello che stava per succedere. La cosa veramente strana è che se noi andiamo nel set cinematografico che c'è sempre casualmente vicino alle spiagge, troveremo, e l'avete sicuramente vista, un'impronta giga di dinosauro. Qui ovviamente c'è un sacco di cui possiamo parlare, cioè l'impronta di dinosauro è di un dinosauro vero oppure non è un caso che sia stata messa vicino a un set cinematografico, quindi potrebbe essere stata creata artificialmente? La cosa veramente interessante, ragazzi, è che se noi ci pensiamo, la chiusura del primo trailer che annunciava la cioè l'inizio del trailer che annunciava la quarta season aveva casualmente due personaggi con i costumi da dinosauri. C'era il Triceratopo e il T-Rex. Potrebbe essere per caso un mini leaks, un mini spoiler per eventualmente farci capire che esploderà il razzo, quello lì che c'è a spiagge, e quindi si ritornerà tutti all'era dei dinosauri? Boh, ragazzi, non lo so. Però secondo me tra queste quattro teorie una sarà quella che vedrà il tema della season numero 5. E oramai Epic Games sta davvero lavorando tantissimo che al posto che mettere un solo elemento che caratterizza una nuova season, è talmente intrecciata che ne mette più di uno, come abbiamo visto appunto per questa season numero 4. Beh, ragazzi, io vi ho già stressato abbastanza con tutte queste teorie sulla stagione numero 5. Adesso tocca a voi scrivere qua sotto i vostri commenti e dirmi quale secondo voi di queste teorie è la più veritiera, o se per caso voi avete un'altra teoria. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che c'è di Fortnite e di Fortnite per Android. Noi ci vediamo in live. Ciao!